quindi a volte bisogna stare pure attenti nel certo, bisogna superare il confine. Certo, queste dimostrazioni sono simpatiche, sono tranquille, non fanno male a nessuno. Non fanno male a nessuno. C'è un'altra telefonata, pronto? Buonasera Francesco. Ciao Francesco. Vi saluto. Due concetti velocissimi da condividere eventualmente. Innanzitutto chiedevo al tuo ospite se condivide il mio concetto che quest'anno la campagna acquisti della società è sicuramente sufficiente per quanto riguarda l'attacco, sia dal punto di vista quantitativo e sia dal punto di vista qualitativo. Poi una cosa che è sfuggita come informazione, Caputo alla fine quante giornate ha avuto? Si sa se il ricorso è stato accettato e quindi quante ne ha avute? Non ancora, sul ricorso non sappiamo se è stato accolto o respinto, o meglio non c'è ancora, però al momento rimangono 3 giornate, una l'ha scontata, ne deve scontare altre 2. Ma presumo che il ricorso si saprà i primi giorni della settimana prossima cosa succede, quindi nel caso potrà giocare la terza. Perché in ogni caso la seconda. In ogni caso due. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, per quanto riguarda l'attacco carente in termini di qualità. Io sono stato 2 o 3 volte al mercato a Milano. Gli ultimi momenti sono dei momenti molto particolari, dove praticamente anche nascono delle trattative che si chiudono e che non c'erano proprio nel pensiero, molto probabilmente. Al Bari è successo questo, che aveva la soluzione e non ha potuto applicarla perché i tempi che erano talmente ristretti. Che ce l'avevi, era un polacco, un attaccante polacco. Se non sbaglio. Sì, ma fisicamente lo conosci tu? No, non lo conosco. Non possiamo dire che poteva essere il. Perché sennò Rozzi. Poi abbiamo Rozzi, attenzione, vediamo come sto ragazzo. C'è un amico in linea, pronto? Sì, pronto, Enzo, sono Michele Riccardi. Ciao Michele, ciao. Ciao. Niente, voglio solamente dire una cosa. Quel signor che ha telefonato poco fa, non questa l'ultima, la penultima, dicendo già offendendo l'allenatore, il gioco e via via, ancora deve incominciare il campionato. E poi Luca, cosa capiscono loro di calcio? È l'allenatore che capisce. Già lo stanno mettendo giù a terra. Mi dispiace di noi che abbiamo questa gente che offende subito l'allenatore, i giocatori e tutto. La ringrazio, ciao. Succede dappertutto, Michele, i tifosi hanno tanti doveri, ma hanno anche il diritto di dire quello che pensa. Certo, certo. Io mi auguro che, ripeto, che la squadra possa incominciare a dare quello che deve dare. E partire sprintati, non so fino a che punto va bene, perché si è capito ormai che il campionato di Serie B si decide negli ultimi 3 mesi e quindi se noi dobbiamo cercare di essere là gli ultimi 3 mesi, se poi siamo oltre tanto di guadagnarci, magari altro, di stare là e poi di giocarsela con tutto, anche perché il Bari ha molta qualità anche a livello di giocatori, quindi penso che prima o poi la qualità esca fuori, non deve. C'è un amico in linea, pronto? Salve, sono Tonio di Bagnania, buongiorno. Ciao Tonio, ciao. Saluto l'ospite, ciao. Un grande intenditore di calcio. Addirittura. Oggi voglio fare, non voglio parlare del Bari perché i risultati stanno lì a dimostrare il nostro valore, sì, e lo scienziato che abbiamo in panchina. Voglio fare un appello, Enzo, se me lo permetti. Sì. Aiutiamo Mario Cardinale. Grazie, buongiorno. Grazie per il tuo intervento. Già fatto. Mario è un uomo di calcio, anche Mario. Mario è un caro amico di infanzia che ha dei problemi. Sta vivendo qualche difficoltà, peraltro l'ha esternato anche attraverso i social network, esatto. Quindi giusto il tuo appello. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta su Telebari e su Radio Bari. Oggi intanto in fiera prosegue il programma legato anche al Bari. Beh, oggi c'è un momento importante perché intorno alle 18.30 ci sarà un revival con 2 grandi calciatori del passato biancorosso, la mia gioventù, Paolo Scarrone e Arduino Sigarini. E poi ci saranno dei rappresentanti del Bari di oggi. Due capitani del Bari. Sì. Sigarini e Scarrone. Poi io devo dire la verità. Scarrone non è un emulo di Rivera. Non so se i giocatori del passato mi sembrano tutti fortissimi perché ero ragazzino e quindi avevo un altro tipo di entusiasmo o erano veramente così forti. Perché qualche volta il dubbio mi viene, ma perché mi sembrano tutti forti? Senti, questi? Posso, poi in fine dei conti il Bari era in Serie B, anche allora. Posso dire che Scarrone praticamente all'inizio della sua carriera era paragonata a Rivera. E noi sappiamo, di Alessandria, come bravo, esatto, ma noi sappiamo chi è Rivera, no? Sigarini era il classico centrocampista che faceva legna in campo e che ci metteva il cuore. Diciamo che somigliava molto in certe situazioni a Sciaudone.
Lasciato. Numero 8 anche lui. Numero 8 anche lui, ho detto. Peraltro, devo dire la verità, io di Sigarini oggi ci avrò modo di incontrarlo, glielo ricorderò. Ricordo una partita in particolare che diciamo è un po' il termometro della mia passione per il Bari, perché quel giorno, quella domenica, piove così tanto che in pochi decisero di andare allo stadio. Quale cioè partita? Davano per scontato che non si sarebbe giocato. Io ero con mio zio, Bari Benevento, zio Pino, col quale andavo sempre allo stadio, Bari e Benevento. Disse, andiamo allo stadio, magari si gioca. Era Bari Benevento. Bari Benevento. Finì 3-0 per il Bari. Era una cosa assurda, sai quale? Io la ricordo benissimo, perché quel giorno fece lo stesso. Oggi dico quello che ricordo io. Due gol di Sigarini in quella partita, il portiere era Garzelli, che poi è stato dirigente il al Bari. Il terzo, e, penso. Penso, no. Ma non mi ricordo, due gol Sigarini mi ricordo perfettamente, giocava con l'acqua alta praticamente e in gradinata era difficile persino mettere i piedi perché c'era troppa acqua. Noi con quella vittoria spianammo la strada, mandammo il Lecce in Serie B. In Serie B, per la prima volta il Lecce sarà in Serie B, perché il Bari benissimo sconfisse il Benevento, che era rivale del Lecce in quel campionato. Peraltro le due squadre erano giallorosse, anche Benevento. Gli amici leccesi l'hanno dimenticato molto presto. Molto presto, vabbè. C'è un amico in linea, pronto? Amici fra virgolette. Ciao Enzo, buonasera, sono Antonio. Ciao Antonio, ciao. Volevo dire una cosa, diciamo, le cose ipotetiche da dire sono tante, però il problema è che il modulo forse effettivamente è impensabile da attuare nel Bari. D'altra parte era lo stesso errore che ha fatto all'inizio del campionato, fecero Alberti e Zavettini, quando cominciarono con 4-2-4, eccetera, eccetera. È chiaro che l'emblema, come dicevi tu prima, della difficoltà tecnica di quest'anno è Galano. Noi Galano lo conosciamo, non è che dobbiamo scoprire come nel caso di De Luca chi è o chi non è. Ma è logico che un dispendio enorme di energie come quello che si chiede a un terzo attaccante che deve fare tutta la fascia, lo stesso dicasi per Stojan, che anche noi abbiamo visto a Bari, è chiaro che fa sì che perdano in modo enorme la loro lucidità. In sintesi, velocemente, quello che probabilmente pochi hanno anche affrontato e che è per me forse il vero problema, perché poi il modulo si può cambiare quando si vuole, forse è veramente il problema della difesa. Cioè, io onestamente i due centrali, che siano Ligi o Rossini o Contini, onestamente io non sono uno abituato a criticare facilmente i giocatori, ma onestamente vedo proprio poco, mi fanno veramente paura. Tra l'altro mi dicono che forse il più bravo di tutti non ha ancora giocato, perché mi parlano molto bene di Camporese, sì, che potrebbe essere magari un ritardo di preparazione, non so, però mi dicono molti che effettivamente è un giocatore di livello, esatto, per la Serie B. Sì, infatti l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato a Cesena. Io ero convinto che Camporese sarebbe partito titolare, perché lo ricordo come calciatore. È vero che è stato l'ultimo ad arrivare. Poi per quanto riguarda il discorso dei moduli, ma il Bari non fa il 4-4-2. Il Bari gioca col 4-2-4. Mm-mm. A parere mio, i due centrali di centrocampo devono essere due cagnacci per fare il 4-2-4. Per Conte, Misedevez e Gazzi in mezzo al campo. Anche perché con gli esterni vai forse un po' in difficoltà e quindi ci vogliono due che fanno legna. Tenendo presente pure che Donati ha un bel lancio di 30-40 metri che può permettere di ribaltare. Vabbè, però vedremo, dai. Bisogna avere un po' di pazienza. È presto. Grazie. Non perdete la pazienza. Grazie a Nino Moretti, grazie anche a voi. Noi ci ritroviamo domani sempre insieme con il Bianco e Rosso TV Sport. Ciao.